amici, oggi vedrete la mia scheda, la mia terza scheda di street lifting. Alla fine l'ho fatta, eravamo rimasti che dovevo completarla, l'ho già completata in realtà da un po', perché questo vlog qua dovete capire oggi per mettere una data, perché bisogna sempre datare i documenti, è il 14 novembre 2020. È passato un po' di tempo dall'ultimo vlog d'allenamento, anche se magari per voi non avete concepita questa cosa, perché devo ancora montarli e caricarli, video che ho girato qualche settimana fa. Ed ero rimasto che dovevo completare la mia programmazione, che ho completato ed ho già iniziato. Appunto oggi devo fare il giorno E, è strutturata giorno A, B, C, D, E, F e G, arriva fino al giorno G. Quindi adesso mi scaldo bene e poi ho passato... Il problema qual è stato? Perché non ho vloggato? Mi è passata un po' la fantasia, che per fortuna per voi mi è tornata, quindi oggi vedrete l'allenamento. Non penso sia preoccupante il fatto che io non abbia avuto voglia di vloggare, non penso bisogna preoccuparti di questo, perché è un po' plausibile. Siamo tornati di nuovo in quarantena, sono di nuovo in questa sala qua a dovermi allenare un po' con controvoglia, perché comunque ragazzi, non lo so, io sono abituato ad allenarmi in palestra, sono abituato ad avere una vita un po' più frenetica, quindi ho anche smesso, ho calato un pochettino i ritmi nei primi giorni che adesso ho già ripreso. Infatti mi svegliavo alle 9, per dire che per me alle 9 era svegliarsi proprio come per una persona che si sveglia di norma alle 9, svegliarsi alle 2, no? Di pomeriggio. E invece ho ripreso a svegliarmi presto, per fortuna, a fare le schede tutto presto. Prima mi ricordo mi svegliavo alle 9, finivo di fare le schede giornaliere che dovevo fare verso le 2, poi mangiavo verso le 3:30-4. Poi mi allenavo la serata, una vita svalvolata. Invece adesso ho ripreso, adesso sono le 2, ho finito di mangiare, ho già digerito e si inizia. Chili e mezzo, sto lavorando con quelli, 3 serie, un colpo, più 2 pull-up esplosivi al petto, quindi sto facendo un muscle up con 12 kg più 2 pull-up esplosivi al petto dopo, ho fatto la solita scalata a salire per arrivare al carico. Sto ancora lavorando con dei carichi gestibili perché voglio che la tecnica sia ottimale, cioè ho la fissa che non deve esserci nessuna compensazione da parte delle gambe. Ero arrivato anche a carichi ben più alti con delle tecniche che però non mi piacevano in fase di test dei massimali che ho provato 2 mesi fa. Magari a fine di questa programmazione proverò il massimale, perché sento già che lavorare con, ad esempio, come massimale tecnico perfetto mi era venuto malapena un 12,5 kg, e adesso ci sto lavorando invece nelle serie. C'è stata una programmazione di mezzo che ha contribuito, ha dato il suo, però appunto ha dato i suoi frutti, ed è questo il bene, questo il vero succo della cosa, lavorare poi con quello che era un carico che tu invece avevi, era lì sul massimale, adesso invece lo sento abbastanza gestibile. E vabbè, però lavoriamo con questo, anche se penso di poter fare di più, meglio un attimino, meglio lavorare, meglio lasciare il corpo impastarsi bene, lasciamolo impastare bene. Quindi adesso faccio le altre 2 serie, magari ve le faccio vedere, così almeno ho una onestà intellettuale che magari faccio bene la prima perché la filmo, poi le altre brutte. Sembra un marzapane, sembra che ho il marza di pane. Allora, è andato bene il 3x1, direi. L'ho controllato tutte le ripetizioni, cioè tutte le serie sono state uguali, quindi quando è così, quando la prima assomiglia molto all'ultima, a patto che non sia... Mi vedete strano perché sono le gambe aperte, tipo, sono passato così, perché sennò se sto in piedi mi vedete così. E a patto che non siano dei lavori fatti apposta, che quindi alla prima serie avete un tipo di esecuzione
e verso le ultime invece va a cambiare, ma perché è strutturato proprio in quel modo. Nei lavori di forza tendenzialmente dovrete cercare di controllare tutto il movimento. Adesso invece passo a un 6x2 con 5 kg, sempre di muscle up, e sempre due pull-up esplosivi a fine serie. Perché utilizzo un carico così basso? Perché faccio tante ripetizioni, cioè faccio tante serie, appunto, voglio puntare a fare due ripetizioni belle pulite, che le controllo assolutamente, e solamente una in più del carico di prima, però per tante serie, in modo tale da proprio. Bisogna plasmare, bisogna entrare col cucchiaio nel vostro corpo, ok? Dopo poi, siccome molti di voi fanno i furbi, ah, adesso non fai più skill, dopo mi esibirò, dopo questo esercizio qua, fine del muscle up, prima di procedere con i piegamenti in verticale, farò qualche skill. Non si può dire molto, ma un qualcosina, diciamo, è rimasto. Ieri per la prima volta, perché sì, non ho fatto la mattata che le ho provate così a caso. Ieri ho un attimino condizionato con gli elastici la planche, che non la provavo da più di un mese, forse, ma proprio più di 2 mesi saranno, non lo so. Comunque sia parecchio. Anche se le avevo nelle schede precedenti, però poi ho deciso di concentrarmi solamente sulle zavorrate. Adesso, come mai? Perché forense? Perché questa scelta qua di abbandonare le skill? Non lo so, ragazzi, mi è venuta voglia così. Sinceramente, ho sempre fatto quello che ho voglia di fare, ok? Non mi sono mai prestabilito, alleno questa skill qua perché bisogna allenare questa skill qua per vincere quella gara lì. Ho sempre fatto quello che mi piace. Forse, diciamo, è dovuto dal fatto della rottura di palle nel non vedere smuoversi una situazione nel calisthenics. Io, parlando da atleta, mi piace competere, non mi va di andare a competere in delle gare dove non c'è competizione. Perché senza categorie di peso non può esserci una competizione. Non perché è una scusa, non perché è una scusante, perché. Ripeto, ho vinto più gare contro persone meno pesanti di me. Quindi chi si azzarda di dire: ah no, ma tu non bisogna parlare del peso, è tutta motivazione. Ma certo, ma lo so, le ho sempre fatte le cose. Mi sono sempre allenato come uno che pesa 60 kg pur pesandone 20 in più e ho sempre raggiunto i risultati. Ma dato che non esistono delle gare nel calisthenics, per ora non esistono delle gare di skill, perlomeno per me, per quello che io intendo come gara, essendo una persona che ha una visione abbastanza anche seriosa quando vuole mettersi in gioco, non mi va di andare lì a giocare, perché giocare lo faccio qua, lo faccio con gli amici, lo faccio con Franco, vado a giocare, però se voglio andare contro altre persone e bisogna poi metterci la faccia, metterci proprio che uno si è fatto il culo, allora lì no, lì voglio che se anche vinco, devo aver vinto contro persone di cui facevano parte della mia stessa categoria, diciamo, cioè proprio si parla di categoria, ok? Perché sì, ho vinto contro quello di 60 kg. Ma perché appunto sono magari anche più forte, ma non mi sento realmente. Oppure mi batte quello di 60 kg, ho capito, ma è battuto quello di 60 kg, ma non è della mia categoria. Quindi questo è il discorso. Nelle zavorre invece lì ci sono le categorie di peso, nelle gare di street lifting, poi disciplina che mi piace un botto, appunto perché a me piace la forza. Quando si parametra sulla forza è molto fico, mentre invece le gare di zavorre. Che sono sempre state abbinate alle gare di skill, non mi sono mai piaciute perché non si parametra la forza, ma. Il max rep con un tot chili, non lo so, a me piace invece l'alzata massima, quello proprio il top. Quindi mi gasa assai, le skill le manterrò ovviamente, però per adesso non ho ambizioni competitive per quanto riguarda le skill. A patto che non, proprio non c'è la gara del quartiere, così che magari vado per amicizia, ma non si può chiamare competizione, quindi non mi alleno come se dovessi competere. Ok? Allora, adesso devo procedere con piegamenti in verticale. 2x8, devo fare un 2x8 con 15 kg e un 4x4 con 20 kg. Let me take you.
4x4 duro, però è il punto giusto. Allora, adesso devo fare un penultimo esercizio, 3x4 più 4 alla fronte con 35 kg di trazione, tanto però è un richiamino, diciamo, un richiamino. E poi ho da fare un bel set alla sbarra che è messo più per esperimento barra lo metto solamente perché non posso fare gli esercizi che facevo in palestra, quindi mettiamolo come riempitivo e divertimento. Un set alla sbarra di 3 muscle up, 10 dip, 3 pull up, 2 muscle up, 3 pull up e un muscle up per due volte. Due volte ovviamente, due serie sono. Un esperimento, vediamo se al fine allenamento lo reggo, adesso procedo con i pull up. Faccio direi abbastanza cagare con l'endurance. Mi gioco la carta che sono fino allenamento, però mi posso giocare quella carta lì. Vabbè raga, non ho chiuso l'ultimo muscle up, questo era anche il secondo set perché il primo mi sono dimenticato. Avevo fatto due trazioni finali anziché tre, erano tre, quindi ho eliminato la clip, non la vedrete mai. Mica stanca, eppure non era neanche nulla di che. Vabbè, raga, vi saluto. L'allenamento è terminato, questo che era il mio giorno è. Vedrete tutto il resto della programmazione, come strutturato, come mi alleno e come sudo. Ciao ragazzi, un bacio.